ancora molto presto, prestissimo. Ci sono tutti i presupposti comunque per far andare in porto questa trattativa e tutti noi ci auguriamo che questa trattativa possa andare in porto, effettivamente. Però se ci ritroviamo qua, in questo momento, in cui sappiamo per certo che la Juventus è su Locatelli e su Locatelli soltanto, e le notizie che arrivano vanno nella direzione totalmente opposta, e cioè che la Juventus e Locatelli in questo momento non sono così vicini, beh, allora un attimino di dubbi mi vengono, perché siamo a metà luglio, sappiamo che il campionato inizia tra un mesetto circa e sappiamo anche che Arthur, appunto, come abbiamo detto nel video di ieri, sarà fuori per 2-3 mesi, come da comunicato ufficiale Juventus. Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato e ben ritrovati con un video che parla di calciomercato Juventus. Prima di tutto c'è OneFootball, questo è in descrizione a scaricare, perché non può essere finita qua. Ci devono essere delle novità sul fronte Arthur e ci auguriamo che queste novità possano arrivare il prima possibile. Anche perché ci sono da registrare dei movimenti che sono ufficiali, ok? E quindi scaricare OneFootball. E tanti mi piace. Tanti mi piace perché comunque YouTube cerca sempre di posizionare meglio i video che hanno tante interazioni, quindi mi piace e commenti. E aspetto da parte vostra questi due componenti fondamentali per la buona riuscita di un video di YouTube. Di quali movimenti ufficiali stavo parlando? Beh, ragazzi, ne abbiamo parlato tante volte. Su Locatelli ci sono anche altre squadre. Ci sono altre squadre che sono state attirate dalle buone stagioni a Sassuolo e forse anche soprattutto dall'Europeo e da quella doppietta con la Svizzera. Quando Locatelli segna con la Svizzera, la prima cosa che diciamo è: attenzione, non è che il prezzo di Locatelli andrà ad aumentare magicamente per via di questa doppietta. Semplicemente potranno inserirsi altre squadre interessate a Locatelli e faranno delle offerte che quelle faranno aumentare il valore di Locatelli, lo faranno fissare su un determinato range. Ieri, venerdì, Juventus e Sassuolo si sono incontrati, Cherubini e Carnevale, e ne hanno parlato, secondo incontro ufficiale avvenuto per Locatelli, con una differenza sostanziale. La Juventus qua ha fatto una proposta articolata e molto simile a quella che ha portato Federico Chiesa in bianconero. Io ti do 30 milioni di euro, ma è un prestito in modo da poter alleggerire questo bilancio, da poter fare anche altri colpi, eventualmente, ma te lo vado a riscattare solo se si verificano alcune condizioni che devono essere comunque molto basilari. Adesso sparo, la butto lì. Potrebbe essere: la Juventus si qualifica in Champions, la Juventus vince il campionato nei prossimi 3 anni, Locatelli va a segnare 3 gol nei prossimi 3 anni e almeno va a servire 5 assist, robe del genere, perché Chiesa aveva queste clausole qua. La Juventus, qualificata in Champions, ha sbloccato dei bonus da dare alla Fiorentina. La non vittoria del campionato probabilmente, se questo poi magari non era neanche un bonus, ma poteva essere un bonus, ne ha tolti dal cartellino, dal costo del cartellino di Federico Chiesa, di 60 milioni. E Federico Chiesa aveva una clausola particolare che era realizzare almeno 10 gol e 10 assist, mi pare, nelle successive 2 stagioni, l'ha già polverizzato nella prima, e noi siamo contenti di pagare un po' di più se il calciatore va bene. Però dall'altra parte c'è il Sassuolo, signori, c'è il Sassuolo che magari ci rimane anche un po' male, perché Locatelli l'ha detto: io voglio andare alla Juventus, io preferisco la Juventus su tutte le squadre che mi hanno cercato, le altre sono Arsenal e Borussia Dortmund, e non è un mistero, cioè è roba vera, sono sul giocatore. E il Sassuolo dal lato puramente economico vorrebbe darlo all'estero, e ancora una volta faccia scappare un altro dall'estero, meglio di no, è meglio iniziare a tenerseli in casa certi giocatori, certi centrocampisti, certi giocatori di qualità, che magari non sono ancora oggi il massimo incredibile, ma lo diventeranno, lo potranno diventare, lo dovranno diventare il futuro della Juventus. Il problema di fondo qual è? Che se l'Arsenal arriva e con il Sassuolo dice: io voglio Locatelli, quanto costa? E il Sassuolo dice: oh, costa 40 milioni più bonus. E l'Arsenal non è che dice: oh, 40 milioni più bonus, allora dammelo in prestito quest'anno e te ne do 30 l'anno prossimo, come abbiamo fatto noi, perché abbiamo la volontà di Locatelli venire a Juventus. L'Arsenal gli ha detto: ok. Quindi è come se tu entri in un negozio, vai a comprare una macchina,
vai a comprare una macchina e dici: cosa costa questa macchina? 20.000 euro. L'Arsenal dice: ok, tieni, questi sono 20.000 euro. La Juventus entra e dice: quanto costa questa macchina? 20.000 euro. Ok, adesso me la dai gratis e tra un anno te ne do 17.000. Venditore di auto ti guarda e ti dice: sei completamente ubriaco, esci da questo negozio o chiamo i carabinieri, la polizia, ti faccio arrestare dalla guardia di finanza. Anche perché solitamente quando vai a prendere un'auto, puoi, come ho fatto io, puoi non pagarla tutta subito. La mia costava 20.000 euro, un po' di più, l'ho pagata nell'arco di 4 anni e mi hanno detto: va bene, tutti i mesi mi dai così, ma alla fine arrivi a pagarla di più e poi c'è anche una maxi rata. Quindi da quei famosi 20.000 e nei 4 anni l'ho pagata 22-23.000, una roba del genere, se non mi ricordo le cifre ufficiali. Ma quello per farvi capire che se vai avanti nel tempo e quindi non me la paghi tutta subito, non è che togli dei soldi, io ti sto facendo un favore. Io ti sto dando il giocatore, ok? E non voglio nemmeno soldi subito. Però quando me li vai a dare, quei soldi devi aumentarli, non diminuirli. E a maggior ragione se c'è un'altra squadra che ha già confermato: io quei soldi nel caso te li do. Se la trattativa tra Juventus e Sassuolo in questo momento è ancora aperta, dobbiamo veramente ringraziare Manuel Locatelli che ha dato la preferenza alla Juventus. Ma il Sassuolo, se la Juventus non fa quel passo in più, non aspetterà l'infinito. Ma lo stesso Locatelli non aspetterà l'infinito. Paradossalmente, signori, questi giorni in cui Locatelli è in vacanza sono una cosa positiva per noi, perché Locatelli magari in questo momento ha in testa la Juventus soltanto, allora si riposa. Magari fosse stato a casa, Sassuolo aveva necessità e fretta di cedere il giocatore, gli metteva anche un po' di pressione, magari Locatelli stava già chiudendo la sua valigina e stava andando a Londra per firmare con l'Arsenal. Faccio un passo indietro, perché sicuramente qualcuno nei commenti mi dirà: ma come sei pessimista, come sei negativo, ma aspetta un attimo, ma c'è tempo. Ma certo ragazzi che c'è tempo, certo che c'è tempo. Però la cronaca è questa. Quello che è accaduto nella giornata di ieri è questo. La Juventus ha fatto un'offerta che io definirei ridicola per quelli che sono i presupposti al Sassuolo. Cioè, mi vergognerei anche fossi nella Juventus andare a fare un'offerta del genere. Se vuoi fare un'offerta del genere, secondo me, devi quantomeno pareggiare l'offerta dell'Arsenal di 40 più bonus. Quindi prestito, 40 più bonus che ti verranno dati a raggiungere determinati obiettivi molto facili, ma almeno pareggiare quell'offerta lì. Come puoi pareggiare, non pareggiare e addirittura calare da un'offerta che loro hanno già in mano, facendo leva sul fatto che Locatelli vuole la Juventus? Ripeto, c'è tempo, sì, io sono il primo a dirvi che c'è tempo, e non è pessimismo, è volervi a tutti i costi raccontare quello che è accaduto e farci delle domande, ragionare tutti insieme. Il punto veramente che un po' mi infastidisce è che la Juventus ad oggi di trattativa avviata a Locatelli, fine. Che non significa che la Juventus non stia ragionando su altri nomi, che non significa che la Juventus non comprerà nessuno, è diverso. Trattativa avviata, e cioè parti che si sono incontrate, hanno chiesto informazioni, gradimento del giocatore, già tutto avviato, roba che se il Sassuolo ieri paradossalmente avesse detto sì, ok, bene, firmi sul contratto, si prenotano le visite mediche, lunedì si annuncia Manuel Locatelli. Trattativa avviata. Di voci ce n'è una marea, abbiamo parlato anche l'altro giorno di Jorginho e ve l'ho detto, per me è una trattativa, se non impossibile, sul livello dell'impossibile. Siamo veramente bassi a livelli di probabilità. Però se la Juventus in un mese passa a livello di trattative mi ha portato avanti solo Locatelli, e in questo momento si ritrova in una posizione in cui il Sassuolo dall'altra parte a queste condizioni non te lo darebbe mai, beh, un pochino di domande ve le faccio, perché lo abbiamo detto tante volte, la rosa l'anno scorso secondo me non è pessima, è un buon punto di partenza, ma se non andiamo a sistemare quelle 3-4 falle di costruzione che ci portiamo avanti da un paio di stagioni, 3 stagioni a questa parte, 2 stagioni a questa parte, allora è un problema. Se non compriamo 2 centrocampisti veramente buoni di livello, non importa che siano vecchi, non importa che siano giovani, non importa che siano forti, 2 centrocampisti forti, allora non andiamo da nessuna parte. Se non cediamo giocatori come Ramsey, che non sono in grado di dare un apporto positivo alla causa, allora non ci siamo.
se non teniamo in rosa un vice Alexandro o addirittura non andiamo sul mercato per cercare un erede di Alexandro perché non riteniamo il brasiliano più di livello, non ci siamo. Se non andiamo a prendere un'altra punta da inserire nel contesto degli attaccanti, che in questo momento sono anche in bilico tutti tranne Morata, Dybala, Ronaldo non si sa, allora non ci siamo. Queste sono le trattative che devono essere portate avanti necessariamente in questa stagione, e se queste trattative non vengono concretizzate, non vengono completate, è un pochino di delusione, ce l'ho, ed è per quello che vi dico, se oggi siamo su Locatelli soltanto, ma Locatelli adesso non sembra vicino a essere ufficializzato dalla Juve perché la Juventus fa un'offerta, ripeto, per me è ridicola per quelli che sono sul piatto le valutazioni oggettive date al Sassuolo, un pochino mi rode il sederino. Poi magari ieri semplicemente la Juventus non era informata sul fatto che l'Arsenal avesse offerto 40 milioni più bonus per Locatelli, Carnevale gli ha detto guarda, paratici, Chirubini, io ho questa offerta in mano, comprendi da te che così non ci siamo e non possiamo farla, la Juventus torna a casa e almeno la va a pareggiare e poi il Sassuolo potrebbe decidere di, non sappiamo come è andata effettivamente, mi auguro che la Juventus possa venire incontro al Sassuolo, perché se tu vuoi un giocatore e hai identificato quel giocatore come il numero uno, l'obiettivo numero uno per iniziare il mercato e poi quello che viene ci si guarda, non puoi fartelo sfuggire. Se la Juventus si fa sfuggire Locatelli è una figura barbina e penso di poterlo dire. Poi magari arriva un altro giocatore che è più forte di Locatelli e fa meglio di quello che avrebbe mai fatto Locatelli in carriera, ma è un discorso di principio. Se tu hai identificato il Locatelli il giocatore ideale, allora tu Locatelli devi andarlo a prendere e devi informarti su quelli che sono i movimenti dei competitor e andarli almeno a pareggiare, forte del fatto che il giocatore vuole la Juventus. Vediamo cosa succederà.